Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi farò conoscere questa piccola motosega, questo potatore a batteria che ci permette di potare alberelli, rami, eccetera. E in realtà io ancora non l'ho provata, quindi farò delle prove direttamente davanti a voi. Me l'hanno inviata appositamente per farvela conoscere, quindi vediamo assieme come è fatta e quali sono le sue prestazioni. Il marchio è Viole Work o Viole Work, dipende dalla pronuncia, e la troverete in vendita sul sito AliExpress. Però vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione per poter vedere tutte le caratteristiche, insomma tutte le informazioni che trovate anche sul sito, molto più dettagliate di quelle che vi farò vedere oggi. Quindi mettiamolo sul bancone, proviamo a tagliare un ramo, vediamo come si comporta e valutiamolo assieme. Iniziamo. E allora, guardiamo subito come è fatto questo prodotto. Ci tengo a precisare che le batterie le inserirò solamente nel momento in cui dobbiamo accenderla, perché è uno strumento pericoloso. Non maneggiateli mai quando la batteria è inserita se non state eseguendo delle potature. E allora, ragazzi, partiamo dalla parte più bassa. Quindi, questo appunto è l'alloggiamento per la batteria. E le batterie hanno lo stesso innesto di quelle della Makita. C'è questa unità di misura 88 VF, in realtà sono da 20 volt, quindi 20 volt a piena carica, ma sarebbero da 18 volt. Non c'è nessun indicatore del livello di carica della batteria, sono completamente in plastica e non c'è nulla in gomma che possa eventualmente ammortizzare degli eventuali urti in caso di caduta. Adesso guardiamo l'utensile, quindi questa è l'impugnatura, effettivamente sagomato bene, comoda da impugnare. Questa è la protezione per la mano e questo è il tasto che ci permette di premere il tastino. Infatti, in questo modo non arretrerà. L'unico problema, se vogliamo chiamarlo problema, è che è studiato solamente per le persone che utilizzano la mano destra. Per chi vuole o deve utilizzare la mano sinistra, non troviamo nessun tastino. In realtà, anche con l'indice viene quasi automatico premerlo, però si deve fare una forzatura, quindi sarebbe stato bello se ci fosse stato il tastino di emergenza da ambo i lati. Questo è il motore. E da questa parte abbiamo questa copertura per quanto riguarda la catena, quindi ci impedisce eventualmente di colpirla involontariamente, anche se non la copre tutta, comunque già è una protezione. La lunghezza della spada su cui ruota la catena è da 8 pollici, quindi 20 centimetri. Quando arriverà è smontata, quindi bisogna inserire questo pezzo. Prima bisogna mettere la lama nel pignoncino che la fa girare, poi avvitare questa vite e già è pronta per lavorare. Qua troviamo anche una vite per poter regolare la tensione della lama, che solitamente deve essere su per giù di questo spessore, quasi 1 cm, poi dipende anche dalla lunghezza della lama, applicando una forza di su per giù 1 kg. Come si faccia a capirlo? In realtà non c'è un sistema vero e proprio. Comunque poi riscaldandosi man mano la lama si dilaterà e sarà necessario agire su questa vite per regolare la tensione correttamente. Questo è un LED che illumina la zona di lavoro e basta. Questo è praticamente tutto per quanto riguarda l'utensile. Ah no, dimenticavo, l'impugnatura è effettivamente in gomma da un buon grip. Comunque, come impugnatura mi piace davvero tantissimo. Adesso inserisco la batteria. Già mi sono preoccupato di oleare la catena con l'olio specifico. Quindi, batteria inserita, l'accendo e vi faccio sentire il rumore. Insomma, vediamo come si comporta. Ok, come rumore è incoraggiante, non sento rumori particolari. Quindi, facciamo direttamente un paio di prove e vediamo come va sul legno. Però stavo dimenticando di farvi vedere che in dotazione viene dato anche questo piccolissimo fogliettino in cui ci sono delle indicazioni sul montaggio, che in realtà è intuitivo, però comunque con le immagini si capisce molto bene. E da questa parte possiamo vedere che ne esistono altri due modelli. Questo è quello che testeremo oggi. Poi ne esiste un altro modello praticamente quasi uguale, ma che ha anche il serbatoio per l'olio, quindi lo va lubrificando automaticamente. E quest'altro tipo un poco più grandi. Tutte e tre sono a batteria con misure diverse, peso e dimensioni differenti. Quindi troviamo anche il caricabatterie con questo jack, questo spinotto che va inserito da questa parte. Quindi si inserisce direttamente nella batteria, si attacca all'alimentatore nella presa di corrente e questo LED durante la fase di ricarica sarà di colore rosso. Quando la batteria sarà carica al massimo diventerà di colore verde ed è l'unico indicatore di livello di carica della batteria. Sarebbe stato utile se ci fosse stato qualche LED a indicarci la tensione residua. All'interno troviamo anche il piccolo cacciavite per fare la regolazione della tensione della catena e questa invece è la chiave che ci serve ad avvitare e svitare questo dado. Tra l'altro arriva pure senza valigetta, quindi questo è l'unico contenitore che abbiamo ed eventualmente, se siamo intenzionati a trasportarla, siamo costretti ad acquistare una valigetta, comunque qualcosa che ci consenta di spostarla agevolmente. E allora, ragazzi, voglio ripetere lo stesso tipo di test che ho fatto quando ho testato le altre motoseghe. Quindi non andremo in esterno, ma taglierò un pezzo di ramo di ulivo
secco, quindi duro. C'è chi sostiene che il ramo secco sia più facile da tagliare. In realtà con le altre motoseghe piccoline a batterie ho fatto diversi test, ci siamo incuriositi con un amico dopo aver sentito e letto queste affermazioni. È palese ed evidente che il ramo secco è molto più difficile da tagliare. Quindi, siccome voglio fare un test estremo, dato che non farò tantissimi tagli, voglio fare dei dischetti che tra l'altro poi io sfrutto perché li incido con l'incisore laser e realizzo sotto bicchieri, insomma, mi servono per altri lavori. Quindi approfitto e faccio dei dischetti. È un ramo di ulivo che ha un diametro di circa, vediamo, quasi 8 centimetri. Quindi abbiamo un diametro comunque importante. Diciamo che questo è da giardino, quindi soprattutto si utilizza per tagliare ramoscelli di piante. Sicuramente non si vanno ad abbattere gli alberi con questo tipo di prodotto. Però vediamo come va. Ah, un'altra cosa. Da questa parte c'è questo spazio che serve a far fuoriuscire tutti i trucioli che si formano. Vediamo se funziona oppure se si intasa. Allora, speriamo pure di non colpire il bancone. Ho messo questo pezzo di trucciolato nella speranza che non accada, ma non si può sapere mai. Facciamo subito questa prova. Dai, proviamo con la batteria carica al massimo, come va? Allora, sono andato molto storto perché in realtà io per essere in posizione corretta, vedete, sono sdraiato in avanti, dovrei essere messo qua, ma per far entrare tutto nell'inquadratura mi sono messo storto, anzi facciamo una cosa, se no poi salta tutto, non riesce il video, spostiamo l'inquadratura e basta. Ok, dai, in teoria così dovrebbe venirmi molto meglio, quindi primo dischetto perso, dovrò crearne un altro. Allora, sembra che non vada tanto in difficoltà. Ha un attimo effettivamente in cui rallenta un poco, però non mi sembra che vada in sofferenza. Facciamo qualche altra prova. Ok, ha tagliato e questa parte di legno secondo me è un po' più dura. Continuiamo a fare qualche altro dischetto e vediamo se si rallenta, se si ferma, se fa fumo, insomma se dà qualche problema. Ok, mi stava scivolando. Già abbiamo fatto praticamente tre tagli considerando quello che è andato un po' di traverso, più questi due. Continuiamo. No, vado troppo di traverso, ragazzi, mi viene troppo scomodo. Ragazzi, effettivamente sta andando, eh? Non sta dando particolari problemi, sembra che funzioni bene. Quindi continuiamo. Vado troppo storto, ragazzi, è colpa mia, lo ammetto.
La batteria è un po' difficile da estrarre. Ok, voglio regolare la tensione della catena perché adesso si è riscaldata e si è allentata, quindi giro un pochettino. Da questa parte è pure un poco più grosso, quindi facciamo altri due tagli e poi ci fermiamo. Qua è un po' più esagerata come cosa, ragazzi. Proviamo, vediamo se si fonde oppure se continua il lavoro. Va bene, dai, io mi fermo perché ho realizzato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 tagli. Quindi sembra che vada bene. Voglio vedere solamente, intanto la batteria esce con difficoltà. Voglio capire se è l'utensile oppure se è la batteria, inserendo l'altra che viene data pure in dotazione. Ok, sì, forse poi con l'utilizzo diventa un pochettino più morbida. Allora, vediamo se si è scaricata. Quindi guardiamo quanto è rimasto dei 20 volt che ci sono quando la togliamo dalla carica. 19 e 20, quindi ancora praticamente carica, avendola tolta dalla carica batterie poco fa, ancora aveva 20 volt di carica residua. Vediamo l'altra che invece l'ho caricata ieri. Abbiamo 20 volt e mezzo. Quindi dai. Alla fine anche la batteria resiste. E anche il sistema per l'espulsione dei trucioli funziona bene. Effettivamente non ne sono rimasti incastrati all'interno, non si è intasato e io lavorando da questa parte mi sono accorto che effettivamente fuoriuscivano e andavano a depositarsi tutti nella parte posteriore. E allora ragazzi, tagli eseguiti, 14 tagli consecutivamente con la batteria che è rimasta praticamente carica al massimo, possiamo dire. Certo, 14 tagli non sono tantissimi. Ma se utilizzato a scopo hobbistico, perché ha un piccolo giardino, ha 2 o 3 alberi, vuole tagliare qualche ramo rapidamente, vuole utilizzare una motosega come questa, possibilmente ne taglierà una ventina, una trentina e risolve il problema spendendo poco e ottenendo comunque il risultato di tutto rispetto. Anche se io non sono stato il bell'esempio nell'utilizzo di questo attrezzo, perché la posizione sinceramente non mi aiutava, insomma non era se effettivamente una potatura di un ramo fresco, abbiamo lavorato pure su un ramo secco che rende il lavoro più difficile. Adesso guardiamo anche quanto si è riscaldato con questa termocamera. Non fatevi impressionare dal colore che vedete, perché il colore che vedete più acceso è quello più caldo, quindi anche se misuriamo una cosa che è un grado in più rispetto a un'altra, allora la fa vedere con questa colorazione. Abbiamo adesso 47 gradi nella zona vicino alla lama, 49 gradi. 49 gradi non sono tantissimi, considerate che gli abitatori scaldano molto di più mentre lavorano. Quindi devo dire che effettivamente come prodotto ha dimostrato di funzionare bene. Poi in questo tipo di utensili l'unico pensiero che viene in mente è quanto può durare nel tempo, questo non possiamo saperlo. Però per come è costruito, sinceramente non vi posso lamentare. E non ho sentito nemmeno rumori particolari che mi facessero pensare ad eventuali difetti. Quindi come prodotto di per sé sembra che funzioni bene. A questo punto non mi rimane che invitarvi, se il prodotto vi piace, ad andare a guardare nel link che vi lascerò giù nel primo commento e nella descrizione e valutare eventualmente se vi piace il prezzo di acquistarla o meno. Adesso io vi do appuntamento a tutti i miei prossimi video, ma prima vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video, cliccare sulla campanella qua giù per ricevere le notifiche di ogni video che caricherò e ci vediamo a tutti i miei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!